nella mia cucina. Buon pomeriggio. Cerchiamo di stare allegri, siamo in lockdown, zona rossa in Lazio. Però, vedete, mi sono vestita di rosso, prendiamola in allegria. Tanto non possiamo fare altro. Aspettiamo i vaccini e prima o poi ci vaccineremo. Allora, per tirarci un po' su, io ho voluto presentarvi oggi una cucina più fantasiosa, diciamo, alla Grand Gourmet, ma mi atteggio perché non sono una chef, però ho trovato delle ricettine particolari. Io le farò a breve, nel senso comincerò con il calzone del boscaiolo, che è una ricetta con dei prodotti, ovviamente i porcini sono lussuosi come funghi, però insomma sono, specialmente se li troviamo sul gelati al supermercato, sono abbastanza abbordabili come prezzo. E siccome è il calzone del boscaiolo, ci mettiamo l'asiago, che è un formaggio del Trentino, ma che troviamo tranquillamente in ogni supermercato. Allora, io prendo intanto la mia pasta sfoglia. Ciao a tutti, ciao Stella. Il mio cameraman oggi è il marito, perché purtroppo Mary con la zona rossa non si può muovere da casa. E per fortuna oggi il mio marito era disponibile e si è prestato. Allora, io ho trovato, ma potevo prendere tranquillamente una pasta sfoglia rotonda, ho trovato una pasta sfoglia rettangolare, non c'è problema. Adesso io metterò dentro la mia pasta sfoglia i miei funghi porcini. Io intanto vi volevo dire che ho messo a preriscaldare il kit forno, ma in teoria potevo anche metterlo da freddo, non c'era nessun problema, solo che siamo in diretta, volevo un po' accorciare i tempi e quindi me lo sto preriscaldando. L'ho usato anche perché ancora ultimi giorni in offerta, poi chissà tra quanto la nostra azienda lo rimetterà, per cui io approfitto ovviamente e lo uso per farvi vedere le potenzialità di questo bellissimo kit forno. Questa è una delle teglie in dotazione, poi c'è in dotazione anche la teglia per fare il ciambellone, non c'è più l'omino distanziatore, ma adesso c'è una griglietta simile a questa, adesso non la tocco perché è calda. E intanto, mentre chiacchiero, comincio a mettere il mio asiago che ho fatto a fettine. Ecco, lo posiziono bene, un bel rettangolo. I porcini li ho ripassati nel mio tegame 24 della Perfetta, perché io ormai uso soltanto le pentole Magic Cooker. Voi potete usare tutte le pentole di casa vostra, ma certo quelle della Magic Cooker sono il top, per cui io uso quelle. Allora, ho fatto la mia bella tascotta, la vado a chiudere e con una forchettina cercherò di chiudere bene dentro il mio ripieno. Ecco qua. Aspettate che sposto la carta forno, altrimenti non mi fa vedere bene, non vi fa vedere bene il mio saccottino. Sembra proprio la tasca dei cacciatori, sapete, quelli che vanno nel bosco a raccogliere i funghi, spero non a cacciare, perché insomma sulla caccia io non sono molto d'accordo, però l'uomo è cacciatore, come si dice. Prendo una forchettina per schiacciare meglio il mio saccottino, perché non voglio che si apra. Ecco qua. A Stella gli è arrivato il kit forno, è felicissima. Stella, chissà quante cose cucinerai là dentro. Ci sbizzarriamo, poi adesso che siamo chiusi ci sbizzarriamo ancora di più. Allora, io ho preparato già il mio rosso d'uovo. A chi non piace l'uovo può mettere tranquillamente. Ah, aspettate, prima di tutto volevo fare dei tagli sulla mia
pasta sfoglia, ecco, perché sennò si gonfia e non va bene. Ecco qua, facciamo 4 taglietti e vado a mettere, togliamo tutto, questo ciampare. Attento che cade. Inciampare. Ed ecco qua, spennelliamo con il rosso dell'uovo. E stasera ci abbiamo un bel calzone del cacciatore, del boscaiolo. Il boscaiolo mi piace di più del cacciatore, perché il bosco richiama tante cose bellissime. Siamo ancora, ancora non è arrivata primavera, quindi i boschi sono ancora in germoglio. Tra un po' fioriranno tutti, diventeranno verdeggianti come non mai. Che bello! Speriamo di poterceli andare a godere al più presto, Già cominciano. Sì, già cominciano. Chi sta in città purtroppo li può vedere dalla finestra. Mannaggia, mannaggia, non ci voleva proprio. Ecco qua. Questo è pronto. Mettiamolo qua. Prendo le mie belle pinze e vado a mettere la teglia nel kit forno. Voilà. Io lo fodero, tanti mi chiedono perché lo fodero, ma perché spesso io cucino anche cose che si è un po' allentato il coperchio, vediamo come posso fare, ecco qua, e possono schizzare, magari, ecco, se uno ci fa le lasagne o la parmigiana di melanzane, il pomodoro può schizzare, allora io sono abituata che almeno il bordo superiore me lo fodero. E ci sto attenta. Ho messo a fiamma alta, ma tra pochissimo abbasserò. Mi è stato regalato il timer, che però, ecco, è una delle cose che mi sono dimenticata. No, eccolo forse. Ho trovato il timer. No, ecco qua. Mi è stato regalato. Adesso lo mettiamo subito alla prova. Ciao a tutte, anche a Mary, Daniela. Una cosa sfiziosa. Ecco il mio timer, nuovo di zecca. Mi è stato regalato dalla mia amica Daniela. E mettiamo, lasciamo, diciamo, 6-7 minuti a fiamma alta. Vediamo se funziona, il timer. Allora, che cosa facciamo qui dentro intanto? Questo piattino da Grand Gourmet si può fare anche con la carta forno e il foglio di alluminio. Ovviamente l'alluminio deve stare fuori, la carta forno dentro. Ma io ho preferito preparare dei saccottini, poi vi dirò il contenuto, fatti con questa carta particolare che si chiama carta fata. Vedete, sono dei fogli di carta, sono fatti a rotolo, io l'ho già tagliati, trasparenti, e si chiamano carta fata perché li usa un famoso chef, Fabio Tacchella. E questa carta particolare è simpatica perché voi potete cuocere anche ad alta temperatura, cosa che non succede con i nostri coperchi, e non succede nulla, non rilascia nessuna particella dannosa, ma praticamente contiene e mantiene inalterato il sapore cuocendo in modo concentrato nel saccottino. Qui ho messo del pesce, qui ho messo del pollo, quindi potete farlo indifferentemente con pesce o carne. È stata una rivelazione questo saccottino, perché una sera in un ristorante ci è stata servita una zuppa di pesce con dentro questo sacchettino. Sinceramente all'inizio siamo rimasti perplessi, sembrava, sapete quando uno non ha mai visto una cosa del genere, abbiamo fatto un proprio di meraviglia. E invece quando abbiamo aperto il saccottino, apri di cielo, c'è proprio dei sapori e degli odori fenomenali. Allora, però lo stesso, diciamo la stessa ricetta la potete fare tranquillamente dentro la carta forno raccolta a sua volta dentro il foglio di carta d'alluminio. Allora io vi faccio vedere in diretta
il primo saccottino a base di pesce che l'ho tirato fuori dal frigo, perfetto. Ecco qua, li ho preparati, gli ultimi da fare. Questo è con il salmone, con arancia a vivo, e ho messo la menta, ho messo la cipollina fresca e un po' di zenzero. Ho condito il tutto con olio e sale e adesso praticamente lo vado a travasare nel mio foglio. Vedete? Proprio semplice, ma lo potete fare tranquillamente anche con la carta forno. Ecco qui. Veramente l'avevo ordinato io. Il primo con la carta forno, con la carta fata, non sapevo che fosse, c'ero rimasto male. Hai visto? Adesso lo sai anche tu. Quando, no, l'hai saputo quando sei infatti andata al ristorante. Ecco, io ho già preparato del filo da cucina, chiudo il mio saccottino e faccio un bel fiocco. Stringo forte così il liquido non esce e tutto l'aroma degli odori che ho messo rimarrà contenuto nel saccottino. E li vado a posizionare praticamente nella mia vulcanica. Voi sapete che noi abbiamo questa splendida pentole che vendiamo in batteria o singolarmente e che sono spettacolari, sono tutte in pietra vulcanica, garantite 25 anni per l'esfoliazione. E quindi come farvele mancare? Alfia, sì, Alfia chiede dove si può trovare. La carta fata io l'ho trovata su Amazon, su eBay. Non è semplice da trovare, forse per chi abita nelle diciamo, città più grandi, in quei negozi che hanno non so, dei tè particolari, ci sono delle enoteche che hanno queste cose un po' astruse, però vi ho detto, non vi preoccupate della carta fata, io volevo farvela vedere perché oggi volevo fare la grande chef, ma potete tranquillamente cucinare con la carta forno. Certo che trasparente si presenta molto bene. Ecco qua il mio pollo che invece ho aromatizzato con un po' di mostarda, dei pezzettini di mela e dell'alloro. Ovviamente sempre con sale e pepe. Ecco qua. Chiudo il mio saccottino. Sono dei filettini di pollo, eh? Così stasera abbiamo anche ampia scelta per chi mangia la carne e per chi mangia il pesce. No, meno male. Hai visto? Io mangio il pesce e mio marito si mangia la carne. Oh, adesso li mettiamo a cuocere. Ovviamente il pesce potete usare il branzino, potete usare, io ho usato il salmone, potete usare il merluzzo, le orate, qualsiasi tipo, potete fare anche una zuppetta di pesce, viene squisita, infatti noi la prima volta l'abbiamo assaggiata a zuppetta di pesce. Ecco, io accendo la mia fiamma al massimo perché tanto comunque la carta non si rovina, rimane inalterata completamente. Allora Laura dice che si trovano facilmente al supermercato i sacchetti di carta fata. Davvero? Ah, perfetto. Bene, allora io l'ho presi tanto tempo fa, ho comprato un rotolo e questo rotolo io me lo taglio di volta in volta che mi serve il sacchettino ed è molto carino perché come vedete io nella mia pentola non ho messo niente, fa da forno praticamente. Voi sapete che le nostre pentole sul fornello fungono da forno. Quindi è accesa quella? È acceso con la fiamma al massimo. Spero di sì. Ok, sì, sì. Sì, sì, visto. Non so quanto mi durerà la bombola. Vado un attimo a vedere. Qua si sta cuocendo, va bene. Ancora non è suonato. No, si è azzerato. Però io lascerei altri due minuti. Non aveva suonato, vero? Mi sembra. No. Mi sa che questi timer bisogna metterli con tanto tipo mezz'ora, allora funzionano, ma se si mettono per pochi minuti funzionano poco. Mi dispiace Daniela che me l'ha regalato. Allora, un altro piatto da Gran Gourmet, poi vi spiegherò le offerte, eh? Praticamente io farò una pasta semplice semplice, guardate, non ci ho messo neanche cipolla, aglio, senza odori, però ho preso del finocchio
un bel finocchio grandicello, l'ho fatto tutto a pezzetti, l'ho lessato nella mia Perfetta 20, l'ho fatto lessare con un pochino di acqua, dopodiché quando si è lessato ho aggiunto una scatola di fagioli cannellini. Non è da grande chef fare i fagioli in scatola, voi potete lessarli ovviamente nella nostra pentola, ma io ho voluto farvi vedere che con poco si può fare anche un piatto da chef. Allora, ho messo poi la scatola di fagioli nel mio finocchio e l'ho frullato col mini pimer ed è venuta, vi faccio vedere, questa bella crema, vedete? Allora, questa crema io la riscaldo un pochino perché adesso tra un po' la useremo, ecco qua, la mettiamo a bassa temperatura, l'ho già salata e pepata. Ed è senza niente, praticamente solo finocchio e fagioli cannellini. Il finocchio è proprio indicato in questo periodo perché è drenante, noi ci dobbiamo preparare ad andare al mare, se Dio vuole, finalmente senza lockdown, ed è ci aiuta molto nella cellulite. C'è una domanda? Sì, Pina chiede che tegame stai usando? Adesso dunque la crema di finocchi e cannellini nella casseruola 20 che adesso è in offerta con il coperchio 21. I miei sacchetti in carta fata stanno cuocendo praticamente nella vulcanica, nella pentola vulcanica, e adesso farò la pasta nel tegame 24 Black Diamond. È in offerta il tegame 24. Che è spolverato con vari minerali, non è la Black Diamond che va sull'induzione, ma è un'ottima pentola, il tegame 24 in offerta con il coperchio 27 a 79 euro, quindi un'ottima offerta perché è un tegame strepitoso che ha gli stessi manici della Black Diamond, è spolverato con vari minerali e quindi ha un'antiaderenza strepitosa ed è un'ottima offerta, quindi approfittatene. Io adesso metto la mia piastra a induzione e ho pesato, vi faccio già vedere, degli gnocchetti sardi. Ho fatto 250 grammi di gnocchetti sardi. Per le nuove che non sanno il dosaggio dell'acqua da mettere insieme alla pasta di grano duro, è un etto di pasta e un bicchiere di plastica di acqua. Quindi in questo caso dovrò mettere 2,5 bicchieri di acqua. Quindi io vado subito a mettere i miei 250 grammi di gnocchetti sardi, ma potevo usare anche un tipo di pasta particolare, ci sono tanti formati adesso sfiziosi, anche c'è una pasta sarda, non mi ricordo mai come si chiama. Maloreddus. I Maloreddus sono questi, quella a palline, ma non mi ricordo non so mai come si chiama. Insomma, ci sono tanti tipi di pasta un po' particolari che voi potete acquistare e farli vostri, nel senso che presentate poi in tavola un piatto con una pasta dal formato particolare. Allora, vado subito a mettere i miei 2,5 bicchieri di acqua, ecco qua, 1, 2, il mezzo bicchiere lo preparo, ma ci aggiungerò una cosa. Metterò nel mio mezzo bicchiere d'acqua un cucchiaio di curcuma. Questo è un piatto tutto particolare, eh? Ecco qua. Poi comunque si scioglierà bene quando sarà messo nella pasta. Lo vado a colorare, guardate che bell'arancione. Voi sapete che la curcuma va sempre addizionata al pepe perché rafforza le proprietà della curcuma. Allora, io diciamo che ho calibrato al millesimo l'acqua, però questa è una pasta originale della Sardegna. Spesso scrivono dei minuti di cottura, ma molto spesso non coincidono, però io non mi perderò d'animo perché
se ci dovesse essere poca acqua la posso aggiungere anche a freddo, se ce ne fosse troppa posso alzare in questo caso la potenza della piastra e toglierò l'acqua in eccesso. Allora la pasta sarda di come si chiama frecola o fregola? Frecola, brava, bravissima, non l'ho trovata. Stefania ed Emma l'hanno detto. Avrei potuto farlo con questa. Allora io vado ad accendere la mia piastra, metto la piastra al massimo della potenza perché deve riscaldarsi l'acqua. Ho montato sul mio coperchio 27, vedete quello con i canali di Venturi per le nuove, che i canali di Venturi servono a far evaporare l'acqua in eccesso che non serve alla cottura del cibo, praticamente lasciando che la campana più grande cuocia a bassa temperatura, si riscaldi e cuocia, mentre l'acqua che serve alla cottura del cibo va a raffreddarsi su questa piccola campana di raffreddamento, ricade giù e permette di cucinare i nostri cibi a perfezione e a bassa temperatura, il che vuol dire sotto i 104 gradi, perché sopra i 104 gradi, come già sapete, per chi non lo sa ora lo saprà, si sviluppa la cloreina, che certo non ci fa bene, è una sostanza dannosa. Ho montato sul coperchio 27 la nostra valvola Smart e Dynamic. Che cosa fa questa valvola? Quando la temperatura all'interno della nostra pentola raggiunge 65 gradi, la canottina si alza, al che dovrò dare una mescolata alla pasta, aggiungere il sale e abbassare per il tempo di cottura scritto sulla pasta. Sui miei gnocchetti sardi c'è scritto 12 minuti, però adesso aspetto che la calottina si alzi. Vediamo qui come va, perfettamente, stanno cuocendo benissimo e adesso comincio a abbassare anche la fiamma del kit forno e anche questa qua, perfetto. Questa l'ho proprio spenta e questa si sta cuocendo, lasciamola cuocere a temperatura. Chiudo la mia curcuma. Ci sono domande? La curcuma non piace a Stella. Ma nella pasta è completamente in sapore, praticamente tinteggia la pasta di arancione in questo caso, mettendola pura magari nell'insalata, sui fagioli eccetera, magari si sente un po' di più, ma nell'acqua della pasta sinceramente non si sente. Serve più che altro a dare un colore particolare alla pasta e poi comunque fa bene, in ogni caso ha molte proprietà. Puoi riassumere per Marianna che è arrivata adesso, cosa stai preparando velocemente? Allora, velocemente, nel kit forno ho preparato il calzone del boscaiolo, che è una pasta sfoglia ripiena di funghi porcini e asiago a fettine. Nella pentola, nella casseruola 20 col coperchio 21, ho fatto lessare un finocchio, ho messo anche una scatola di fagioli cannellini, ho frullato con il mini pimer e ho fatto questa crema che servirà al condimento della mia pasta. Qui dentro sta cuocendo il calzone del boscaiolo, sto vedendo che sta cuocendo sotto, sì. Avevo messo la fiamma troppo bassa, l'alziamo un pochino, perché prima l'avevo messa bassa. Qui dentro, Marianne, sto facendo dei saccottini ripieni di pollo e di salmone, racchiusi in carta fata. La carta fata è una carta particolare che cuoce anche ad alta temperatura. Sì, Stella, c'è vento anche qui. Qui non serve perché i nostri coperchi non cuociono a così alta temperatura, ma mi serviva per far vedere, sta cominciando ad alzare la calotta, piano piano, vedete? Da questo lato sta cominciando a uscire il vapore e adesso posso abbassare al minimo, metto il sale alla mia pasta. Una volta me lo sono ricordato. Ecco qua. Mettiamo il sale alla mia pasta. Quanto deve cuocere questa?
12 minuti. Guardate che bel colore che gli dà la curcuma, eh? Sì. Ok. Allora, appoggiamolo qua, chiudiamo subito, tanto ho messo a bassa temperatura, eh? Vedete la calottina come si è alzata? Mi ha avvisato di dover abbassare la fiamma. Allora, ripeto, il condimento che ho messo nei miei saccottini, che potete tranquillamente fare con la carta forno e sigillarli con il foglio di alluminio, ho messo del salmone con dell'arancia vivo, delle foglie di menta, lo zenzero e la cipollina fresca. Negli altri saccottini ho messo dei filettini di pollo con l'alloro, la mostarda e dei pezzettini di mela. Sono molto sfiziosi. D'altronde volevo fare una cenetta da chef questa sera per i miei. Festeggiamo il primo giorno di lockdown. Stella dice che mette lo zafferano, Emma invece... No, Marianna dice che adopera la curcuma. Ma okay. Hanno due funzioni diverse. Fanno bene entrambi. Lo zafferano ha un sapore più dolciastro e ovviamente si poteva anche usare quello. Io ho preferito la curcuma perché lì va molto pepe, non essendoci odori né aglio né cipolla, il pepe si deve sentire, anche se il pinocchio ha un ottimo odore, un ottimo sapore, poi mescolate ai fagioli e si esalta. Vediamo di abbassare ancora di più, perché la piastra, l'unica difficoltà, io la uso un po' meno e allora dosarmi sulla bassa temperatura è più difficile, però... Senti che profumi! Si sentono i profumi perché sta facendo il vapore, perché di solito gli odori non si sentono con i nostri coperchi. No, quando alzi il coperchio, quando no? Quando alzo il coperchio sicuramente si sente. Allora, vi faccio vedere... Io ve la ricordo sempre che c'è sempre in offerta la nostra mitica quadrotta, bellissima, la pentola in terracotta con lo spargifiamme incorporato e voi potete, io posso pure abbassare qui, tanto sta cuocendo. Ecco qua. E, Rosaria chiede se la Perfetta 20 è finita. No, dice che è finita l'offerta. Ah, che peccato! Mamma mia, è andata a ruba questa Perfetta. La mattina ancora c'era, avete visto? Speriamo che torni presto. Adesso in offerta c'è questa bellissima, ma solo per oggi, eh? Allora, io ho la 32, ma è in offerta la 34 con il coperchio 35. Capiente al massimo proprio, sempre spolverata con vari minerali, una bellissima grande tegame. Però solo per oggi in offerta a 69,90 il coperchio con il regalo la pentola. Quindi non ve la fate sfuggire, gli ordini se li dovete fare, li dovete fare entro oggi. Per ritornare a noi, io non ho preso i minuti della pasta, quindi ogni tanto dovrò alzare per controllare. La mia quadrotta è in, diciamo, regalo a 11,90 euro, una pentola che costa 70 euro, con il suo coperchio 22, alla persona che da sola o con delle amiche fa degli acquisti superiori a 150 euro e può tranquillamente prenderla con il contributo di 11,90 euro. Guardate, con questa quadrotta ci potete fare veramente tutto, verdure, zuppe, pasta, spezzatino, legumi, guardate, è meravigliosa, ce la chiedono in tanti ma non è in vendita, è solo legata alle varie offerte, quindi tenetelo a mente. Mi dispiace per la Perfetta, andate a Ruba, ne abbiamo vendute centinaia che vi siete fatte sfuggire. Però c'è la 24, la 24 non ve la perdete, con il coperchio 27 a 79,90, strepitosa, quindi non perdete tempo, io controllo la pasta, ecco qua, ci siamo quasi, pensavo che cuocessero in meno tempo, invece visto si stanno cuocendo ancora di più. Dice Stella che ne ha 4 di queste offerte. Ah, sì? Di oggi, e sono ottime. Sono una più bella dell'altra. Guardate, c'è ancora il
kit forno, non ve lo fate sfuggire. Io controllo sempre. Allora, sotto si è cotto, adesso alzo un pochino, deve cuocere un pochino la pasta sfoglia, perché purtroppo è abbastanza spessa quella rettangolare, non è sottile come la rotonda. E i miei sacottini cominciano ad andare. Vedete che belli? Guardate il forno come si è abbrustolito già. Annalisa dice, la vulcanica che stai usando è 24 o 28? Che misura è? 24 o 28? La 28, guardate quant'è capiente la mia 28, spettacolare. Ci sono entrati 6 saccottini, sono 6 porzioni di cibo, insomma, bello capiente, e c'era il posto anche ancora per altri 2, quindi magnifica. Tra l'altro le vulcanica, siccome sono delle pentole costose, perché sono i nostri gioiellini, sono artigianali, fatti a mano, ne vendiamo sia singolarmente ma senza coperchio, che a batteria, e c'è la batteria sia che va solo su una fiamma, sia quella di induzione che va anche sul fornello. Quindi che aspettate, le batterie sono un ottimo investimento, perché si pagano delle rate bassissime, dai 18 euro in su al mese, si cominciano a pagare dopo 3 mesi che vi arriva la batteria, ed è composta da 3 pentole e 3 coperchi, quindi vi fate un bel corredo per la vostra cucina. Stella chiede quanto è alta e Marianna dice la 28 dinamica ha la stessa altezza? La 28, come vedete, è molto alta, dovrebbero essere, credo, sui 12 centimetri, e questa è alta 8. E poi la vulcanica sul lavandino quant'è alta? 8. Ok. Sarebbe la vulcanica bassa, chiede Caterina? Questa è una pentola, questa non è questa è la 32, in offerta c'è la 34, che ha lo spargifiamme incorporato sotto, è spolverata con vari minerali ed è una pentola molto capiente. È in alluminio alimentare, ovviamente, come tutte le nostre pentole, hanno pure al 99,9%, quindi è un'ottima offerta, a 69,90 col coperchio 35. Allora, io direi che la mia pasta è pronta, spengo. Guardate che meraviglia, eccola qui, guardate che bel colore. E adesso che cosa faccio? Quella che è in offerta oggi, black? È una, diciamo, black diamond, perché è spolverata con vari minerali. La black diamond va sull'induzione, quella che è in offerta oggi non va sull'induzione. Ed è in offerta a 79,90 con il coperchio 27, mentre la Black Diamond costa 99,90 senza coperchio. Qui posso anche spengere, perché tanto anche i miei sacottini sono pronti, e comincio a posizionarli nel mio vassoio. Vediamo un po' come li possiamo mettere. Vi faccio vedere come si presentano, vedete? Si mettono direttamente sul piatto, poi la persona che li vuole mangiare li apre. Aspetta, piatto questo, vabbè, questo là, aspetta, si era attaccato un pezzetto, voilà, questo si apre, questo lo tagliamo con le forbici, perché si era bagnato prima con l'olio, vedete? Bisogna stare attenti a tenerlo bello pulito, ecco qua, e praticamente si servono sul piatto, la persona che li vuole mangiare snoda il fiocchetto e sentirà che aroma. E questo è il mio primo piatto. Adesso vado a preparare invece la mia pasta. Allora, intanto mettiamo la mia crema di finocchi, dove ho messo, ecco qua, di finocchi e fagioli.
cannellini. Guardate che bel colore che ha. Poi la spolvereremo con il pepe, e al centro, vediamo se riesco a farlo con il coppapasta, chissà, ci provo, vediamo un po' se gli faccio un po' di spazio. E questa la mettiamo intorno, facciamo un po' di scena oggi. Bello, bello, va bene. Va bene? Si è rassodata un po'. E qui mettiamo la mia pasta. Marianna dice bravissima sempre. Coloratissima questa pasta, guardate che bella. Arancione vivo. Ok. Vediamo di farla un pochino raffreddare. Ah, ce n'è tra parecchio lì. Sì, è molto capiente la 24. Vediamo un po' se riesco a mantenerla. Eccola qua, ce l'abbiamo fatta. E questa è la mia pasta con crema di finocchi e cannellini. Ci aggiungiamo anche, dove l'ho messo, del pepe in più, perché il pepe ci va e ce ne va anche tanto. Ecco. Allora è per me. È per te il pepe. E cosa manca? Intanto copriamo qua, li mettiamo a posto con il suo coperchio. Vedete come si infilano facilmente i coperchi? Quindi possiamo fare delle ottime pietanze anche con pochi ingredienti semplici che troviamo un po' dappertutto. Vediamo se il mio saccottino è quasi, ci siamo quasi. Solo che fallo vedere. Abbiamo fatto. Vieni qua vicino così lo facciamo vedere. Guardate come si sta gonfiando. Aspetta che prendo una presina, lo faccio vedere. Vedete come si è gonfiato? Qua, guardate che bello. Adesso con l'uovo si scurirà ancora di più. Poi ve lo faccio vedere nella foto, perché io lo devo lasciare in autocottura, che si scurirà l'uovo. Praticamente io ho finito di spiegarvi le mie ricette. Ci sono domande? Adesso vediamo, Vediamo, non ne sfuggire le domande. Daniela dice che è bellissima. Bella, vero? Sì. È anche molto buona e fa anche molto bene. Poi col pepe. Il pepe, il pepe sì, però qui bisogna abbondare, perché praticamente è quella nota in più che sopperisce la mancanza di aglio e cipolla. Perché il finocchio è molto aromatico, fatto con il nostro coperchio. Si esalta molto l'odore e il sapore del finocchio. Voi lo dovreste provare, è una cosa meravigliosa. Tutto quello che noi cuciniamo a bassa temperatura rimane con un sapore fortissimo, è proprio esaltante, perché rimane concentrato. È vero, per esempio, che nei nostri saccottini è rimasto concentrato perché la carta lo contiene, ma se io avessi fatto salmone semplice messo nel tegame e con il nostro coperchio, il sapore sarebbe rimasto concentrato lo stesso. Volevo fare una cosa un po' particolare. La pentola dei saccottini che misura è? Erminia. E poi l'altra signora che non, adesso ormai, qual era la pentola in offerta? La pentola in offerta è la 24, il tegame in offerta, la 24, che non va sull'induzione, ha lo spargifiamme incorporato ed ha l'antiaderenza dovuta a tanti minerali che stanno sul fondo e quindi permettono l'antiaderenza. Ha i manici in PVC, così non vi potete bruciare, ed è un'ottima offerta perché è in dotazione con il coperchio 27. Tenete presente che tipo di, che misura è quella? 24. Ok. La 24, come era una domanda, è molto capiente, cioè, no, io ci ho messo 2,5 etti di pasta, ma come vedete ce ne andava pure mezzo chilo tranquillamente. È molto bella, molto versatile, è una delle pentole medie che si usano molto in cucina. Non è il pentolone grande
che tra l'altro oggi è in offerta, è solo per oggi, da 34, che è 2 cm più grande di questa. Ed è una pentola strepitosa, tant'è vero che è in offerta solo oggi, al modico prezzo di 69,90 con il coperchio 35, che è quello del kit forno. Fallo vedere Roberto, questo è il coperchio 35 in dotazione antecame 34. Roberto, Michele ti fa i complimenti, anche un'altra signora che adesso è passata. Grazie, molto gentili. Allora, io diciamo in teoria ho esaurito le mie ricette, volevo soltanto dirvi che per le vulcaniche, per le batterie, per tutte, sono bruciata, per tutte le pentole che praticamente essendo artigianali sono quelle più costose come le Black Diamond e le vulcaniche, avete l'opportunità di prenderle con la batteria a rate o con la raccolta punti. Con la raccolta punti voi prendete quello, i due prodotti a vostra scelta che vi piacciono di più soltanto facendo pubblicità ai nostri prodotti. Marianna chiede: da sola la pentola quanto costa? La pentola 24, la Black Diamond, che va sull'induzione, viene 99,90 senza coperchio. Tutte le Black Diamond, a qualsiasi misura voi compriate, vengono tutte 99,90, come pure le vulcaniche, senza coperchio, perché sono le nostre pentole di prestigio. Poi abbiamo delle ottime pentole come la Linea Perfetta, che purtroppo non è più in offerta, o come l'Estonia, o come il tegame che oggi è in offerta, che sono delle ottime pentole, che però non hanno la garanzia dei 25 anni che hanno le Black Diamond e le vulcaniche. No, Marianna chiede l'altra pentola, non quella. Questa? Credo di sì. Allora, questa viene 69,90 con il coperchio 35. Questa è una 32. In offerta c'è la 34, che è più grande. E okay. Gente, insomma, una pizza margherita enorme, o almeno 12 pomodori col riso. Oh, tante lasagne, potete fare tante cose con un tegame grande. Fra l'altro il coperchio 35 si adatta anche a pentole più piccole, quindi lo potete utilizzare anche su altri tegami o su altre padelle. Allora, dimmi Roberto. Niente, Stella voleva che stessi fino alle 10, alle 17. 17. Vabbè, ho esaurito tutte le mie ricette oggi. Poi vi posto le dosi, le foto, vi farò vedere il calzone del boscaiolo che purtroppo io ho sempre, diciamo, privilegio sempre la cottura a bassa temperatura. Se ti avvicini lo puoi far vedere perché è magnifico. Marianna dice: la pentola dove hai fatto i fagottini? Quanto costava senza coperchio? Dove ho fatto 99,90. Anche quella? Anche quella è una vulcanica. Okay. La vulcanica in polvere, in pietra vulcanica, ragazzi, non si scherza. Guardate che bel saccottino pieno di funghi porcini e asiago, spettacolare. Praticamente è cotto. Io adesso spengo e lascio in autocottura perché così mi si dora la superficie. Allora, io vi saluto, vi ringrazio di avermi fatto compagnia. Vi farò vedere poi i saccottini quando saranno aperti, come saranno diventati il mio bellissimo salmone e il mio pollo, ma già lo potete vedere che è dentro ben cotto. Senti, Giacomo chiede: che tipo di tegame è quello che sta in offerta oggi? Allora, è una pentola spolverata in vari minerali con lo spargifiamme incorporato, più grande di questa. Questa è una 32, ma è simile a questa. È una 34, molto bella, un tegame molto capiente, è un'offerta strepitosa, però c'è soltanto per un giorno. Oggi l'azienda ci ha voluto fare questo regalo. Non va sull'induzione, va sulla fiamma, ma è un ottimo investimento. È una bella pentola, pesante al punto giusto e molto 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 capiente. Che misura è questa, chiede Rosa? 28. È una casseruola 28, bellissima. Allora, vi saluto. Ricordatevi sempre che se volete prendere queste pentole più costose, le potete prendere con la raccolta punti. Con 5 punti soltanto voi ne potete scegliere già una, che vi arriva a casa senza costi di spedizione.
Che dirvi? Basta fare pubblicità ai nostri prodotti, fate conoscere il nostro gruppo dove le vostre amiche possono seguire le dirette, innamorarsi di come ci si cucina, perché adesso non andiamo più nelle case a far vedere come effettivamente sono magici i nostri coperchi e dobbiamo farveli vedere online. Peccato non possiate sentire i profumi. E sentire i profumi quando le nostre pietanze sono cotte. Allora, dimmi. Stella dice che ha fatto il pollo nella pentola che sta in offerta oggi. Pollo alla brace. Pollo alla brace, sì, perché buona. Ogni tanto le nostre pentole ritornano in offerta. Brigatevi a comprare il nostro Tegame 34, che è un'offerta strepitosa, perché il coperchio 35 è uno dei coperchi più richiesti e praticamente lo vendiamo a 69,90 in regalo la pentola, insomma un'ottima spesa. Saluto anche Gabriella. Ciao Gabriella, che ha fatto tardi. Vi saluto, ci vediamo il prossimo lunedì se Dio vuole. Ringrazio mio marito che mi ha fatto da camera con tanta pazienza. Ciao a tutti e buona serata a tutti.